Allenamento congiunto per la 15 e l'under 17, quanto è stimolante per voi ragazzi questo tipo di allenamento? È davvero molto stimolante, quasi tutti i giorni della settimana siamo sempre qua per 1-2 ore al massimo, è molto competitiva, ci sentiamo quasi in famiglia, non c'è mai un momento in cui non ci divertiamo, ma siamo anche sempre assieme, quindi è molto istruttivo. Anche per noi dell'Under 15 è diciamo, da prendere esempio l'Under 17 perché comunque fanno partite a livello più alto del nostro e quindi possiamo prendere esempio dai nostri compagni che alla fine siamo tutti una famiglia. Ecco, parlate spesso di famiglia, ecco, cosa significa quindi la Supernova? Un gruppo unito, il posto dove potersi divertire? Sì, è un gruppo unito dove se c'è bisogno di qualcosa non c'è bisogno. Non bisogna starsi per sé, possiamo sempre chiedere, c'è un grande supporto, è un qualcosa di nuovo che siamo contenti di poter scoprire assieme a loro. La Supernova secondo me è famiglia perché comunque ci dà tante opportunità a livello sportivo e ci fa conoscere nuove persone, e nuovi coach e comunque allenarci a livello agonistico grazie ai nostri compagni. È facile dire probabilmente LeBron James, Kobe Bryant come idoli, guardando però la Serie B della Supernova, qual è il vostro giocatore preferito? Sono tanti giocatori della Serie B da cui prendere ispirazione, come ad esempio Tebaldi o Martinez, o anche Di Martino, alcuni tra quelli che giocano nella squadra che sono davvero molto forti e tra guardare le loro partite ti dà tanta ispirazione e molto desiderio di continuare e andare avanti per un giorno diventare come loro, o anche sperando. Secondo me da prendere come esempio per la Serie B uno dei giocatori che è sempre il più forte che mantiene sempre una certa costanza è Odidiu o Tebaldi che sono diciamo le colonne portanti della Serie B e adesso bisogna vedere questo nuovo giocatore che speriamo che risolva anche qualche partita.